a tutti e benvenuti al Bollicine! Come state, ragazzi? Tutto bene? Noi oggi siamo qui con un pacco gigante da aprire insieme a voi! Ve lo facciamo vedere perché è veramente grandissimo! Guardate, prende tutto il nostro tavolino! È bellissimo! Chissà cosa ci sarà dentro, perché in un pacco grande sicuramente ci sarà qualcosa di... Che c'è, Marta? Dimmi! Nel pacco. Marta, scusami, come fanno a sapere cosa c'è nel pacco se ancora lo devo aprire? Hanno letto il titolo, hanno visto la miniatura. Non perderti in chiacchiere, apriamo. Ah. Vai avanti. Va bene, ora lo apro. Mamma mia, mi metti l'ansia, Marta. Mamma mia. Ok, almeno posso dire chi ce lo manda questo pacco? Sì. Ah, almeno questo. Sì, certo. Ah, sì, certo, ok. Questo bellissimo pacco ci è stato mandato dalla Dolphin, che fa tante cose gustosissime. Le uova di cioccolato, i polaretti e tante cose che quando ce l'hai davanti le mangi. Marta, che c'è? Vogliamo aprire queste uova. Ok, dai, allora apriamo le uova, dai. Allora, in questo pacco ci sono... Quattro uova. E sono, vediamole un po'. Allora, la prima. Alice nella principessa dei sogni. Eccola qui, primo uovo. Il secondo uovo. Il uovo sauro. Eccolo, l'uovo sauro. Secondo. Terzo uovo. La leggenda dei pirati. Eccolo, leggenda dei pirati. E per finire. Eccolo, robot car. Abbiamo riempito il nostro tavolino di uova, Marta. Adesso non ci vedono più i nostri pollicini tra le uova. Ci vedete? Ciao. Eccoci qua. Allora, Marta, facciamo una cosa. Togliamole dal tavolino, perché altrimenti dopo sarà molto difficile riuscire a farci vedere dai pollicini. Ah, Marta, ma lo sai che i personaggi di queste uova, ok, sono i protagonisti di storie meravigliose e bellissime che puoi trovare sul sito www.dolphini.it, oppure c'è un mini sito fatto apposta, proprio apposta per queste storie, che le raccoglie tutte quante, che si chiama www.fantastichestorie.it, e tutti possono andarci e scaricare queste bellissime storie, le leggete e vi divertite un sacco. Anzi Marta, vi do un consiglio, perché sapete che io vi do sempre consigli bellissimi. Qui vedete, c'è questo codice, questo qua, eccolo qua, vedete, ve lo faccio vedere ingrandito, guardate, questo codice qui è un QR code dove con lo smartphone lo inquadrate e scaricherete direttamente le storie sul cellulare, così poi le portate in giro, le leggete voi, le fate leggere ai vostri amici, ai parenti e tutti quanti, e vi divertite tutti insieme. Wow, ma cosa racconta la storia della principessa Alice? Allora, la storia della principessa Alice ci ricorda che non bisogna mai smettere di sognare senza perdere la speranza. Hai capito? Ah, e l'uovo sauro cosa ci racconta? L'uovo sauro, Marta, ci racconta che con l'amicizia vera e sincera si possono superare gli ostacoli più alti e le prove più dure. E infatti i nostri amici dinosaurini che cosa devono fare? Devono combattere contro il terribile T-Rex. Allora, Marta, la leggenda di pirati, che è la storia nuovissima di quest'anno, racconta una storia di amicizia e lealtà, praticamente un legame indissolubile con la famiglia, un sentimento che porta a riscoprire le proprie origini, per sapere una volta uno chi era, Marta, chi era? Ah, un umano, giustamente, era sempre un umano. Ok, allora basta chiacchiere e andiamo a aprire queste uova, Marta, che dici? Sì! Ok, allora andiamo ad aprire il primo uovo! Quello dell'uovo sauro! Allora, uovo sauro, il regno dei colossi! Vediamo un poco! Vai, Marta! Apri quest'uovo e vediamo qual è la sorpresa che contiene! Ti faccio vedere! Per bene, ecco qua, guardate il cartoncino! Apri questo! Allora, apro questo perché è sempre... un po' complicato aprire, ci abbiamo le forbici che ci aiuteranno, però aspetta, ma guardate, è più semplice del previsto. Brava Dolphin, ottima idea. Allora, ragazzi, siamo pronti, vediamo un po' quest'uovo quanto è grande. Wow, eccolo qui, fermi tutti, guardate qui che uovone. Allora, attenzione. Oh,
Già l'abbiamo un po' distrutto. Vai, allora. Oh! Si è finito di distruggere. Vai, ecco qui. Mamma mia! Guardate, è proprio un dinosaurone. Guardate qui. Vediamo un po', ecco. Ecco le forbici. Vai, Marta, vai. Riuscirà Marta, che in questa operazione di forbici è sempre un po' complicata. Ecco, vediamo. Come una macchinina, è un dinosauro. Adesso vediamo come funziona. Ah, si tira indietro e poi funziona. Aspetta, Marta, allora assaggiamo un po' di cioccolata. Prendi la scodella. Ecco, mettiamo. Come mangi un altro pochino? Ecco qui, non mangiare tutte le uova, altrimenti poi a Matteo cosa diamo? Allora, ecco, mettila da parte questa ciotola piena di cioccolata. Mettiamo da parte anche la busta, ecco. Ancora un po' di cioccolato, vai Marta, mettilo là dentro. Intanto, mentre Marta mette a posto tutto, vi faccio vedere da vicino il dinosauro. Guardate com'è bellino. Allora, vediamo ora come funziona. Si tira indietro, si lascia. Che volo! Un volo da dinosauro bellissimo, che ne dite? Simpaticissimo, eccolo qua, ve lo facciamo vedere ancora una volta. Andiamo al prossimo uovo, quale apriamo, Marta? L'uovo dei pirati, eccolo qui, la leggenda dei pirati. Vai Marta, apriamo. Allora vi faccio vedere il cartoncino meglio, ecco il dettaglio, vedete? Bellissimo. Vai Marta, lo riesci ad aprire? Vediamo se questo è semplice come quello precedente. Sì, è proprio così. Allora li fa proprio così. Bravi, bravi, bravi. Secondo me si è distrutto l'uovo. Bravi, bravi. Ecco qui, tolto velocemente. Allora apriamo, vediamo l'uovo. Eccolo, dentro è dorata la carta. Guardate, chi lo rompe? Ma guarda, l'ha distrutto. Vediamo un po'. Qual è la sorpresa di questo uovo? Mamma mia! Ecco le forbici per te, Marta! Vai, apri, apri, apri! È la banana? No, questa è la benda del pirata! Dai, 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 dai! Eccola qui, la benda del pirata! Bellissima! Guardate, Marta, la mette sul naso, Marta! Ecco qui. Allora, mettiamo questa benda del pirata a Marta la piratessa. Eccola qui, vediamo. Marta, Marta, ecco qui. Ah, ci posso riuscire, ecco qui, ci posso riuscire, ci posso riuscire. Eccola qui. Marta la piratessa! Eccola qui. Allora, vai, la voglio mettere anche io però un poco, dai, un poco di benda anche io la posso mettere, dai. Aspetta. Ci posso riuscire? Diciamo che la mia testa è un po' grande per questa benda, è gigante, però mi va anche a me, eccola qui. Vai Marta, posiamo tutta la cioccolata nella nostra ciotolona. Ah, aspetta, se ne sta salendo la benda del pirata. Ecco qui. Dai, mettiamo tutto a posto per bene qua dentro, ecco, bravissima. Aspetta Marta, c'è ancora quest'altre briciole, va bene, dai, io le mangio io, queste buonissime, via. Vi faccio vedere la benda, guardate qui. Bellissima. E adesso andiamo al prossimo uovo. Quale apriamo, Marta? Della Principessa Alice! Eccolo qui. Dai, apriamo. Vi faccio vedere sempre il dettaglio del cartoncino. Guardate, sempre bellissimo. Col codice anche qui per andare a scaricare le storie. Mi raccomando, fatelo. Apro io, vediamo se anche questo è semplice come gli altri. Forse sì, vediamo, vediamo. Questo è un po' più complicato. Allora utilizzeremo le forbici. Ecco qui, fatto. Vai Marta, apriamo l'uovo della principessa. Abbiamo un po' distrutto tutto, ma non fa niente. Ecco qui, ecco qui, ecco qui, ecco qui, ecco qui. Ecco qui, ecco qui, ecco qui, metti qui. No! Distruggi tutto! E ti sta mangiando la cioccolata, dai! Apriamo pure le forbici? Sì. Ah,
fatto, ce l'ha fatta, vediamo cosa c'è qui. Ragazzi, io già ho capito che cos'è. Mamma mia, che anello! Guardate, Marta, dai, fai vedere qui, guardate il dettaglio di questo anello preziosissimo. È grandissimo questo anello, guardate, una pietra preziosissima. Ok, vai Marta, prendi la ciotola per posare la cioccolata. Bravissima, anche qua la assaggiamo, vediamo se è buona come quell'altra. Principessa, sei buonissima. Guardate questo tavolino cosa è diventato. E guarda qui, già quante! Mamma mia, che ciotolone! Abbiamo ancora un uovo da aprire! Marta! Ma che fai? Posa, dai! Allora, Marta, andiamo ad aprire l'ultimo uovo, lo sai qual è? Lo sai? Il robot! Il robot car! Eccolo qui! Questo uovo è speciale perché ha una sorpresa esterna, ecco, guardate nel dettaglio. E poi ne ha anche una sorpresa all'interno, quindi è doppia sorpresa. Allora, apriamo prima la sorpresa esterna. Ecco, qui la togliamo. Ah, qui c'è bisogno forse delle forbici perché c'era una di quelle fascette elettriche. Allora, poi vi faccio un attimo vedere il dettaglio. Che bello, eccolo qui. Guardate, robot car, ecco qua. Allora, vai Marta, è aperto? Sì. Ok, vediamo questo robot. Che si trasforma in automobilina, bellissimo. Questa qui noi è quella verde, ve la faccio vedere. Ecco qui, guardate, ci sono queste e poi ci sta anche queste qui. Sono 5 in tutto, vedete? Eccolo! Marta, quella è la parte di dietro. Dai, dai, la faccio vedere io. Allora, ecco qui il dettaglio, vedete? Ora vi faccio vedere come si trasforma, se ci riesco, perché... Prima le ruote, non lo so, prima qualcosa, ecco, quasi aggancio, aspetta Marta, qui, come si può fare così, aspetta, allora, aspettate, ecco, ci sto per uscire, ecco, sto trasformando tutto, ecco, qui sta venendo fuori un furgoncino, bellissimo. Cosa farà? Ecco qua, ci sono riuscito, guardate, trasformazione avvenuta con successo, guardate qui, bellissimo, e quindi da così diventa poi robot, vedete, stupendo, e adesso tocca all'uovo, vediamo un po', può darsi che anche questo abbia l'apertura, no, non ce la faccio, via, forbici, subito le forbici. Quando non ci si riesce bisogna utilizzare i mezzi forti. Ecco qua. Come un trapano. Come le forbici, no? Come un trapano. Allora, ecco qui. Allora, prendiamo l'uovo da qui, vediamo quanto è grande. Gigante! Anche quest'uovo qui, guardate. Piano. Questo è durissimo! È perché è un robot, Marta, è l'uovo del robot. Aspetta, ci penso io. Karate! Ma che fa? Ci penso io. Karate! Mamma mia, che forza, papi! È doppissima questa cioccolata. Buonissima. Aspetta, no. Dobbiamo aprire la sorpresa interna perché abbiamo detto ce ne sono due qui. Ce l'hai fatta? Ghi. Diventa difficile parlare con la cioccolata, eh? Ah, questo è un altro robot! Bellissimo, questo qui si monta. Si monta. Da montare. Guarda, prendi le istruzioni perché se prima è stato difficile che già era montato, figurati adesso. Quanto sarà difficile montare questo robot qui? Allora Marta, ecco qui, sono riuscito a montarlo tutto quanto. E in verità erano 4 pezzi, però lo sapete che per me è difficile fare tutto. Quindi eccolo qui, vi faccio vedere un il dettaglio. Un robot grande e un robot
è un robot un po' più piccolo che ho uscito dentro. Bellissimi. Perfetto ragazzi, ecco qui, ve le facciamo vedere tutte quante le sorprese. Le mettiamo qui tutte quante insieme. A Marta è infilato l'anello. Brava Marta. Qui abbiamo i robot, abbiamo il dinosauro, abbiamo la benda. Bellissimo. Grazie signor Dolphin di queste bellissime sorprese. Grazie delle buonissime uova e soprattutto delle stupende storie che adesso andiamo a leggere. Vai Marta con i saluti finali.